molto felici e ci sentiamo estremamente fortunate, non solo di questo ritorno così quasi improvviso, no? Forse erano maturi i tempi, forse non sappiamo bene cosa sia successo e come sia andata esattamente. Abbiamo sentito un flusso, questo sì, come sempre facciamo, un flusso di energie che ci ha portato ad essere qua, circondato da persone molto valide, persone, dei professionisti e degli amici che hanno anche un cuore importante, perché è importante lavorare, ma è importante lavorare anche con un'etica e con un'umanità. E da queste noi non prescindiamo mai. Tutte le scelte che abbiamo fatto le abbiamo sempre fatte con un'attitudine e una mentalità ben specifica, e credo che la coerenza negli anni abbia un pochino restituito a noi quello che forse abbiamo fatto nel tempo. Abbiamo sempre cercato di essere fedeli a noi stesse, anche quando ci siamo separate. Quindi non era scontato per niente questo coming back. Come non era scontato il fatto che saremmo state prese in Sanremo, non era scontato il fatto che Furore sarebbe stata una hit. Certamente c'era molta energia positiva e tanto fuel, come si dice, tanta benzina, no? Tanto gas da parte di tutti quanti, e che ringraziamo ancora infinitamente. Non sappiamo come ringraziarvi, non ci siete tutti fisicamente, ma ci siete e siete stati e siete meravigliosi, quindi grazie di cuore. Questo disco è stato un disco quasi facile da fare, cioè i dischi non sono mai facili da fare, no? Però l'idea era quella di riportare le nostre hit nel 2023 con volti nuovi, diciamo, a livello di produzione, quindi coinvolgere un po' un team di produzione diverso, cioè un produttore più o meno, poi ci sono alcuni che hanno lavorato a più pezzi, però diverso per ogni brano. Abbiamo lavorato con Mario Perna a stretto contatto, e abbiamo appunto coinvolto questi produttori che sono stati felici di lavorare con noi a questo progetto nuovo, e quindi abbiamo riportato brani come Festival, come Vamos a Bailar, come Vive l'Amor, come A Modo Mio, al giorno di oggi. E poi abbiamo detto: ma perché fermarci qua? Invitiamo degli amici a cantare questi pezzi con noi, degli amici che nel tempo abbiamo, con i quali abbiamo avuto degli scambi, una stima reciproca, un affetto particolare, e ognuno di questi ospiti ha un senso preciso. Infatti, come dicevi prima, il nostro ritorno sulle scene non era un evento scontato per noi. Il fatto che tutti gli artisti coinvolti nel progetto si sono, con entusiasmo, hanno portato loro stessi all'interno della collaborazione, è stato stupendo per noi. Poi non è scontato, non è facile, perché però poi è un modo un po' strano, lo sapete voi che lo frequentate da tanto tempo, è un lavoro stressante, meno di altri perché ci piace moltissimo, però non è sempre facile beccare il momento in cui un artista può venire o può diciamo, mettersi a disposizione e cantare. Siamo sempre tutti molto, ognuno concentrato sul proprio progetto, quindi riuscire a fare delle collaborazioni non è così facile e scontato. Oggi la tecnologia certamente ci aiuta in questo, perché spedire i file non è come una volta, quando dovevi andare fisicamente, cantare in uno studio insieme. Diciamo che con alcuni ci siamo incontrati, perché c'è stata anche la fortuna di poter cantare insieme nello stesso studio. Con Elodie, per esempio, ci siamo trovati in RCA, gli studi della Sony, abbiamo potuto cantare insieme, con Noemi anche. Addirittura Noemi ha preso un aereo da Bari perché aveva una serata, perché voleva essere con noi in studio e cantare insieme. Con Emma, che lei aveva, noi per lei desideravamo che potesse fare una ballad, invece lei stessa ci ha detto: no, io voglio fare un pezzo dance. Quindi c'è stata proprio un'interazione, no, c'è stato divertimento, un divertimento. Come devo dire, capita di rado in questi tempi, che sono tempi così veloci, dove si corre sempre, si dà poco spazio alla creatività e all'amore per quello che si fa. Quello che vorremmo testimoniare con questo disco è che c'è ancora spazio per il divertimento facendo i cantanti, perché ultimamente sembra che il divertimento e la goduria, che
effettivamente questo è il motivo per cui si fa questo mestiere, per cui si fa la musica, è la goduria di poter salire sul palco e fare la musica, la goduria di poter entrare in studio e fare un disco che ti piace. Oggi è così raro e mi piacerebbe tanto che questa diciamo febbre che è nata con Per Sempre, questa febbre positiva che è nata con questo disco bello, ci accompagnasse anche per i futuri progetti che verranno. Se ci saranno, se avremo la fortuna di poterne fare altri, che potesse accompagnare sempre il nostro modo di fare musica e quello di tutti di fare musica, perché il senso del fare la musica è questo.